formate, Peppe. Questo l'abbiamo detto da una vita e lo continuiamo a dire. I giocatori vanno in campo e fanno il meglio di quello che possono fare. Però, scusami. Ci sono le scelte dell'allenatore, ci sono tante fatture, però. Cioè, Ancelotti ha pagato. Ma ha pagato, perché... non sappiamo se sarà confermato o meno. Ma pagherà pure qualche giocatore alla fine, perché la società comunque farà delle valutazioni, certo. Però non bisogna, Peppe, te lo dico per l'ultima volta, ti prego, non devono passare per capre, ma non devono passare per capre espiatorio. Ma tu veramente fai che ogni partita che il Napoli ogni volta non va bene, così, questi sono dei cattivi professionisti, non si segnano, poi fanno gli vincono la partita e fanno gli uni, ma io da calciatore mi sentirei offeso. Che dici allora? Io da te mi sentirei offeso. Perché tu stai offendendo dei professionisti. Milik, come ti è pazzo? Ma Milik gioca a pallone. Milik, come ti è pazzo? Ma che vuol dire? Rispondimi. Ha preso 5, da 5. Ma si può giocare in quel modo? Da 5. Ma si può approcciare in quel ma modo? Ma che approcciare? Palla? Ha giocato la rischiando di spedire fuori ma la smetti di offendere la gente. Ma io non offendo nessuno. Ma se tu sbagli un articolo ti dico che sei un cattivo professionista. Io la ma tu veramente io fai? Io la la congiunzione non l'ho mai sbagliata in vita mia. Va bene, sì, sì. Allora non dobbiamo difendere. Ma in campo e vedi che non dobbiamo dargli gli altri costi. Che forse sbaglia Peppe, se mi permette. Non dobbiamo dargli alibi a Costò, perché hanno condotto il Napoli nel baratro. Stai aizzando la gente contro questi ragazzi. Ma renditi conto di quello che fa. Senti, tu non fare il demagogo. Ma renditi conto. Tu non fare il demagogo. Non fai il demagogo. Ogni partita non sono uomini. Non sono uomini. Ma smettila, perché la gente ci crede a quello che tu dici. Benissimo. E Zielinski ti pare che possa fare quegli errori? Zielinski è un giocatore di pallone che sbaglia come tu. Ma no. Ci sono errori che nascono da un approccio superficiale. Da un approccio superficiale. Paragonare. La vuoi finire. Ma io dico quello che voglio, ma non è che devo ma chiedere. Ma tu devi sapere quello che devi permesso a te. Perché tu hai inizi la gente contro i calciatori. Ma io non inizio niente a nessuno, non ti permettere. Stai dicendo che sono dei calciatori. Ma non ti permettere. Io sto valutando un professionista come valuto un cantante a teatro. Le tue parole sono chiare. Tu dici che non fanno gli uomini. Io credo che i colpevoli. Sono parole che tu io dici. Io credo che i colpevoli di questo disastro sono i calciatori. Sì, è facile scaricare Ancelotti così. È bravo, sei un infurbone tu. Grande furbone. Vabbè, bravo. Questo a tutti i like. Tu non sai bravo. Più che dire. Sono allora tutti like. A questo. Sono tutti like. No, bravo. No. Tu per il like allora, stai perdendo. Allora, mi vuoi negare il diritto di... No, il diritto di che? Di offendere la gente. Ma io quando vado a vedere uno spettacolo Peppe, a teatro scusami, ho diritto di giudicare. Di dire che hanno recitato male. Non di dire che non sono invecchiati. Bene. Peppe, posso? Io scusa, che non abbia diritto di esprimere gli uomini. Scusa Margherita. No, tu dici che non fanno gli uomini. Certamente. Devi dire le parole che dici tu, le devi pensare. Assolutamente. No. Assolutamente che? Assolutamente. Allora, l'ho detto e lo ripeto. Forse evidentemente. Stai facendo una cosa grave. Giocatori strapagati. Evidentemente, Peppe. Ancora, questi sono. Chiedo scusa. Evidentemente Peppe vuole per forza paragonare professionisti di qualsiasi settore. Certamente. No, ma non è così, Peppe. Ma non è così. Hai visto un campo manca abbiamo a chilometri. Che fare. Ma non puoi dire una cosa del genere. No, se vogliamo far ragione a Gianni, però che significa che non ho giocato a pallone? Allora. Ma non puoi dire questo, perché scrivere un articolo. Se scrivi un articolo, non stai facendo agonismo. L'agonismo è un'altra cosa. Comunque mi è piaciuto prima Peppe quando ha detto Ancelotti ha pagato. Ha pagato. Date 50 milioni di sterline. Ma cosa ha pagato? Che si è andato a prendere. Napoli ha pagato. Ma cosa è stato allontanato? Su, lascia perdere Gianni. È ma stato cosa ha pagato? Ma lo sai Ancelotti cosa ha prodotto? Si sono messi d'accordo. Ma lo sai cosa ha prodotto? Lo sai Peppe cosa ha prodotto Ancelotti nel suo anno e mezzo? Quello che abbiamo sotto gli occhi di cui voi due state discutendo. Ha prodotto un secondo posto nell'ottavo di centro. No, lascia stare. Poi lascia stare. Intanto Peppe, lascia stare. Così. Allora, riportiamo un attimo i toni. Ma può dire quello che vuole, ma non può dire a questi ragazzi che ma non sono non uomini. Ma tu non puoi dire che cosa non ti non sono dire. Uomini. Tu questo lo è offensivo, ma io Peppe. La responsabilità. È offensivo. Vabbè. Tu hai la responsabilità di offendere. Benissimo. Ti prendi la responsabilità di offendere. Ma che sei diventato il difensore degli avvocati? Ma non posso accettare questa cosa. Hai il patrocinio dei calciatori. Ma la
l'altra volta ha parlato ho coscienza rispetto ha parlato anche dei soldi, devono rispondere perché sono certo, ben pagati naturalmente, naturalmente. Beppe, quando giocava a pallone pensava ai soldi, ma quali soldi? Ma perciò tu hai fatto bene a dire che lui parla da giudizi gratuiti, mi devi cioè attenzione, voglio fare un piccolo per tu puoi dire tutte le cose che vuoi, ma dire che non fanno gli uomini è gravissimo. No, scusa Umberto, allora vi ricordate a quel mondiale non so di che anno era, quando Baggio sbagliò il rigore? È 94. 94. E allora Beppe, tu questo stai dicendo. Baggio giocò, tu questo stai dicendo. Non toccò una palla in finale. Giocò con le stampelle, voglio dire. Che gli vuoi io dire, l'ho detto dire? Nell'anteprima, che tu hai dire? Annuito dandomi ragione. La palla è rotonda. La palla è rotonda. Allora, i tuoi concetti vanno un po' fuori da una logica quando si parla di calcio. Per quale motivo? Perché il professionista calciatore non è come gli altri professionisti che vanno, sanno quello che devono fare, 2 più 2 fa 4. Con l'articolo in mano. Capito? È tutta un'altra storia. C'è un avversario. Diciamo. Il calciatore, no, voglio finire, il calciatore è stressato tutti i giorni, perché si allena tutti i giorni, è stressato fisicamente e mentalmente. È sotto esame tutti i giorni. Deve decidere una frazione di secondo. Ma me è così, ragazzi. Cioè, Milik vuole sbagliare il gol, secondo te? Perché quindi, non si impegna. Io non ho mai detto questo. E tu dici che non fanno gli uomini. È stato superficiale. Beppe, tu puoi dire quello che vuoi, ma non puoi dire che non fanno gli uomini. È gravissima questa affermazione. Se fermano un giocatore e gli danno uno schiaffo, sei responsabile, non ti permetto. Non ti permetto. Ma certo. Non ti permetto. Perché quelli pensano che non fanno gli uomini. Non ti permetto. Tu hai delle responsabilità, fratello caro. Ma tu scherzi, ma sei matto. Ma tu sei matto a dire queste cose. Ma sei matto. Tu sei matto. E allora come hai giudicato il fatto che a Liverpool, per esempio, ma è una partita di calcio. Allora, scusatemi. Ma tu mi stai accusando di cose gravissime, scusami. Beppe, ma tu dici cose gravi. Se dobbiamo... Ma certamente. Tu dici cose gravi. Ma tu stai tirando fuori delle conclusioni. Io faccio una valutazione su una prestazione dicendo... Dici che non fanno gli uomini. In certi momenti non hanno fatto gli uomini. Beppe, perché hanno fatto gli uomini secondo te quando non sono andati in ritiro? Ancora. Come è quello che c'è? Quello è l'altro. Che c'è? Beppe, però ti prego, non urlare. Non urlare, con calma, con i bassi. No, ma lui non ha detto niente, non ha urlato. Non ha urlato, anzi, facciamo così, dai, così. Ma io capisco che adesso bisogna fare la difesa demagogica, perché... No. Ma tu fai l'attacco demagogico! L'attacco demagogico è tuo! Scorsa era l'arbitro. E ci sta l'arbitro, 10 rigori! No, tra l'altro 10, non 12, 44. Io ne ho contati 9 precisi. Beh, certificati. Certificati. E qual è l'ente? Te lo dico io chi è. C'è l'ente certificato. Gazzetta allo Sport. Corriere dello Sport. Tutti gli ex arbitri, c'è unanimità, non trovi un commento contrario. Meno male. Ma come per cortesia? Meno male. Ma tu in che mondo vivi? Meno male. Ma dove che... vivi? Meno male che il Napoli ha vinto, altrimenti. Ma dove vivi? Dove vivi? I rigori negati certificati. Allora, Peppe, allora. Dall'opinione pubblica. Totale! Totale! La piattaforma non so che... No, lo sto parlando, io sto parlando delle maggiori testate nazionali, dei maggiori arbitri nazionali, di Casarini. Ma tu chi sei vicino a Casarini? Sei una caccola vicino a Casarini. E statti zitto quando parli di Casarini. E se Casarini dice che è rigore, ti devi stare zitto. Che è la Corte di Cassazione. È certo che è la Corte di Cassazione. Casarini. È il miglior arbitro del mondo. Del tu chi mondo. Sei? Le mancano le regole. Avevo allora, però no. Era difficile. Ma con Casarini ti vuoi questo non te lo consiglio. Con Casarini ti vuoi no, no, adesso siamo... Con Casarini ti vuoi no, allora, o mandiamo un po' di pubblicità, ti calmi, perché onestamente il fatto che tu mi accusi di essere un cattivo professionista, perché dici che io non conosco le regole del calcio per cui io lavoro, allora adesso ti scusi e poi riprendiamo a discutere. Io non mi scuso proprio. Se no io me ne vado. Allora, io mi scuso proprio. Vado, io me ne vado. Sei tu che ti devi scusare. No, io me ne vado. Tu ti devi scusare. Tu ti devi scusare. E chi dice alla gente che non fanno gli uomini? È gravissima questa affermazione. Allora, rispondimi sul ritiro. Allora, posso? Io non mi scuso proprio. Ti devi scusare. Io non mi scuso. Ma c'è Margherita. Allora, io avevo dimenticato com'era difficile poter parlare a Campania. Ma stiamo scherzando qua. Allora. È una, è due, è tre, tutte le settimane, sempre questo. E se allora, tu gli Umberto, Peppe, ora ti prego, fammi parlare.
Posso parlare? Ti voglio dire le prime dichiarazioni di Gattuso, twittate appunto dal profilo ufficiale del Calcio Napoli. Gattuso dice: complimenti ai miei ragazzi, vorrei vedere questo atteggiamento anche nelle prossime partite. Ed ancora, il primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, i primi 20 minuti del secondo tempo non siamo andati benissimo, in queste situazioni mi aspetto di più. Ed ancora, non possiamo sottovalutare nulla, dobbiamo sempre lavorare da squadra e fare bene, sia in fase difensiva che in quella offensiva. Queste sono proprio le primissime dichiarazioni di Rino Gattuso rese a bordo campo. Ovviamente noi ascolteremo anche dopo le dichiarazioni in sala stampa, ripeto, ci collegheremo con Titti in Prota che per noi al San Siro, proprio per seguire la conferenza stampa di Rino Gattuso. Vogliamo ragionare su queste primissime dichiarazioni? Sì, io però pretendo le scuse, se no io non resto in trasmissione. Allora, puoi fare quello che vuoi, per me puoi andare. Hai accusato di non conoscere le regole. Non conosci le regole come casalinga. Di essere una... Non conosci le regole come casalinga. Allora, scusi, conosci le regole come casalinga. Rispondi. Conosci le regole come casalinga. Come casalinga. È la mia opinione. Hai l'esperienza che ha casalinga. Ma io, casalinga è una delle cose. Peppe, perdona. Io mi tolgo il cappello. Adesso ti richiamo una. Allora. No, Margherita, tu non richiami proprio nessuno. Io sono stato offeso profondamente nella mia dignità professionale. Allora, Umberto rettifica. Io mi sento offeso da te. Ho rettifica. Io mi sento offeso da te. Se no io non ritengo ci sia. Io mi sento offeso da te. Ma che tutte le settimane stai facendo agio alla mia intelligenza, che mi devo stare zitto per quello vivere. Io sentito, non ce la faccio più. Io ho sentito di rigori. Io non ce la faccio più con te. Ma cerca di calmarti. Non ce la faccio io più. Io sento parlare di rigori certificati. Tu non sei rigori più. Negati certificati. Tu sei un saltimbanco. Non sai più dove attaccarti. Io mi scuso. Questa per, storia di mi scuso per questa scena a scena. Allora, che non appartiene alla nostra Peppe, dai, commentiamo. La fai tu lo scena a scena. È una scena a scena. Devi allora, chiedere scusa tu al pubblico. Vengo in tuo aiuto. Non Gianni, ti prego. Allora, queste sono le dichiarazioni di Gattuso. No, pertinenti per come abbiamo visto la gara, avremmo detto le stesse cose. E comunque è un risultato che fa ben sperare. Gattuso, quando dice che bisogna migliorarsi sotto certi aspetti, mi auguro che il suo modo di dire sia quello che pensiamo noi, nel senso che io, come ho detto prima, se sto portando a casa un risultato non vado a rischiare con quelle uscite, come vi ho parlato prima di Ospina. Questa è una cosa di ormai in Italia generale, appunto, che non si capisce proprio. Ma perché. Io ho detto, tu non c'eri ancora. Ma ogni partita è così. Una bella clinica, farli ricoverare tutti gli allenatori, tutti. No, per cercare di farli riordinare un po' le idee, per far capire che il calcio forse è un'altra cosa. Fanno venire proprio. Ma non solo gli allenatori. Fanno venire proprio i patemi d'animo a tutti. Il primo è il portiere, Gianni. Il primo che deve ricoperare è lui. Là. Sì. Perché non ti puoi ripetere che ti va bene una volta, non ti è andata bene. Che poi abbiamo tirato, ti ricordi guardando la gara, un sospiro di sollievo quando ad esempio Ospina ha detto salite, mancavano 10 minuti, ha lanciato palla avanti. Dico, il calcio è anche questo. Beppe e Annicelli a volte si ostina a voler, come dire, per forza far andare avanti i suoi concetti, che non sono sbagliati, ma da un punto di vista del proprio di poter poi dimostrare quello che dice, forse sono un po' sbagliati, perché il calcio, l'ho detto prima e mi ripeto, è una materia che ha delle variabili incredibili. Quindi non si può programmare nulla, al di là che dicono le società programmano, sì, programmano, poi non arrivano i risultati e quindi non hanno programmato un bel niente, perché purtroppo la palla va sul palo, va fuori, hai ragione, va sul palo, va dentro, cioè è la stessa cosa, voglio dire, hai torto e hai ragione. Quindi il calcio è una materia semplicissima che tutti indistintamente la vogliamo complicare. Tutti, indistintamente. Allora, le parole di Gattuso erano tendenti a far capire alla squadra anche quello che stiamo dicendo. Cioè, alla fine, concretezza, dove vuole che la squadra migliori, nel senso di non dare troppo agio agli avversari, di mettersi in difficoltà, dove
puoi fare anche una volta girar palla nell'area di rigore, ma una volta, perché poi gli avversari prendono le contromisure e ti mettono in difficoltà. Evidentemente era questo che Gattuso intendeva dire, ma l'atteggiamento tattico di Gattuso, l'ha dimostrato nelle due gare contro Inter e Juve, deve essere questo. Poi una cosa importante da dire è che Gattuso è camaleontico. Sei d'accordo sul discorso del centro basso? Com'è? Sei d'accordo sul discorso? D'accordissimo, molto. Io sono molto d'accordo. Ma 4-5-1, sì. Umberto, dove spazio? Non ne trovi. Guarda, l'Inter non ha fatto un tiro in porta, ma quando venne la Juve qua, la Juve cosa produsse? Nulla. Allora, questo però deve essere il viatico. Si deve convincere. Ovviamente prima ci sono delle gare, scusa Peppe, come pure contro il Lecce. Noi abbiamo visto nella prima mezz'ora che ci ha fatto riavvicinare un po' al calcio di Sarri, e lo dobbiamo dire tutti. Senza... Poi io intravedo nella nostra squadra un qualcosa di fragilità quando le cose non vanno per il verso giusto. E poi un altro aspetto negativo dove Gattuso deve anche lui migliorarsi, deve cercare di far trovare ai suoi ragazzi le motivazioni giuste quando non affronti le grandi squadre. Il Napoli sta dimostrando queste pecche. Se nelle sue dichiarazioni, ovviamente così, che ha fatto un po' il sommario di quello che pensa, ci sono queste idee, io penso che Gattuso sia sulla retta strada. Peppe Bruscolò. Come dicevo prima, è il primo che deve convincersi a lui, perché ormai di queste prestazioni ne abbiamo viste diverse, però immancabilmente poi la squadra non ha retto e quindi ha avuto proprio una metamorfosi, ha avuto un cambio proprio incredibile, dei picchi incredibili, proprio alti e bassi, che ci ha portato a questa situazione. Come ho detto prima, questa cosa già l'abbiamo evidenziata, bisogna partire da questo, ma bisogna partire, ma non perché oggi siamo riusciti, e sono partite che noi l'abbiamo fatta, questa è stata l'ennesima prova che la nostra squadra, i nostri giocatori in questo modo si esprimono al massimo, se no quando la squadra incomincia ad allungarsi e incomincia ad avere dei problemi, perché non ha quelle capacità, quella forza, e quelle caratteristiche dei singoli che possono portare la squadra in avanti. Si sfilaccia e quindi poi è costretto a subire la squadra avversaria. E questo secondo me dovrebbe essere un punto di partenza adesso, perché bisogna far tesoro di quello che è avvenuto in queste partite che abbiamo detto già prima. Se la squadra riesce a fare determinate cose è inammissibile che poi si possa cambiare. Ma questo è stato frutto di tante situazioni che sono venute a creare, i molti cambi, i turnover e tutte queste cose. Quindi anche questo va gestito nel migliore dei modi, però io credo che quello che può dare molto anche di più adesso... è l'assetto di questa squadra. Provate e riprovate, la squadra quando gioca così si esalta. E non c'è niente da dire. Anche perché dicevo, adesso arrivano impegni importanti per il Napoli. Certo. Domenica adesso in campionato il Cagliari, poi ci sarà il 18 di febbraio la Champions, quindi il Napoli. Guarda, magari il Barcellona. Io mi sbilancio, vado oltre. Il Napoli con questo atteggiamento tattico metterà, non dico può mettere, metterà in difficoltà anche il Barcellona. Ce l'auguriamo tutti. Nella maniera più assoluta. Peppe, Iannicelli. No, io ho difficoltà, ripeto, io devo scusarmi con i telespettatori per la gazzarra, non mi piace definirla in altro modo che andata in onda prima, io sono profondamente mortificato, chiedo scusa perché non bisogna mai alzare i toni, sottoscrivo tutto il mio ragionamento rispetto alle prestazioni ondivaghe dei calciatori del Napoli che secondo me, ripeto, al di là dei problemi tecnici e tattici, hanno anche un fondamento nell'approccio alle gare, nelle motivazioni e nella personalità. Io ritengo che questo sia corretto dirlo perché credo che sia il sentimento che tutti hanno provato nel momento in cui hanno registrato appunto che il Napoli vince e vince con pieno merito, non per caso fortuito, contro Lazio ed Inter in Coppa Italia e contro Juventus in campionato e poi
ancora continua, pur avendo la squadra cambiato gestione tecnica, a perdere partite in modo davvero clamoroso, incredibile, inimmaginabile, che deludono il pubblico, perché non mi dite che alla fine di Napoli-Lecce non ci fosse un sentimento di totale scoramento rispetto a quello che si era visto in campo, perché altro era l'entusiasmo, e lo ricorderete tutti, che avevo accompagnato quella vigilia con uno stadio da 50.000 persone finalmente nuovamente pieno, un pubblico compatto e coeso. Quindi io ripeto questo ragionamento, vorrei invitare anche Umberto, ma la partita scusami capitano, perché credo, e vorrei che anche con la tua saggezza ci accompagnassi in questo momento di chiarimento reciproco, perché credo che non abbiamo dato entrambi un bello spettacolo. Quindi Umberto, ti prego di rettificare anche tu le tue affermazioni, allora, di chiarirle, sì, allora, perché io non credo volessi offendere, sei andato oltre il ragionamento, ribadisco il poi concetto. La pensiamo in modo diverso, però non tu ti puoi permettere qualsiasi cosa tu voglia, sono 30 anni che lo fai e io non ho mai obiettato. Quindi, ma ultimamente hai preso una deriva pericolosa e ti invito a rettificare, perché dire che i calciatori non fanno gli uomini è da procura della Repubblica, è lesivo della reputazione di professionisti. Io sto dicendo ora con calma quello che penso. Ritengo che le tue parole offendono il pubblico, i calciatori e la mia coscienza, e io mi ribello quando sento cose offensive, poiché tu non hai mai offeso nessuno. Ultimamente, non sapendo dove attaccarti, caro Peppe, ti stai attaccando a un'argomentazione, certo, che purtroppo la reputo offensiva. Se tu mi fai tutti i ragionamenti del mondo, otto caprioli, che tu dialetticamente sei un mostro, sei bravissimo e te l'ho sempre riconosciuto, se tu ti inventi qualsiasi ragionamento, riesci a trovare l'appiglio che vuoi, logico, su cui costruire il ragionamento, ma non puoi partire da un assunto offensivo, anche perché tu lo sai meglio di non me. Non è offensivo, è critico. È offensivo, è fortemente critico. Momento, se tu mi dici che i calciatori non hanno sempre la stessa concentrazione, certo, se tu mi dici che i calciatori hanno un atteggiamento ondivago, è un modo di parlare. Tu stai dicendo come un mantra, ogni domenica, ogni trasmissione, te trovo tutte le registrazioni, non fanno gli uomini. È su questo che io mi sono inalberato come una iena. E su questo puoi inalberarti quando vuoi, però devi rettificare quando hai detto che io sono quello che sono, non conosco le regole. Conosci le regole come le conosce Casarini, non che tu non conosca le regole. Attenzione, tu sei un bravo professionista e te l'ho sempre riconosciuto. Non discuto questo, io discuto il fatto che quando tu mi prendi per il sedere, quando dici ah, allora il certificato, qual è l'ente certificatore? Io ti rispondo che io, non so tu, io mi vado a prendere la Gazzetta, il Corriere, il Mattino, Repubblica, tutti gli organi di informazione scritti. Poi mi vado a vedere. Io li guardo sul tablet, vale lo stesso. Anch'io li guardo sul tablet. Peppe, io gli abbonamenti ce li ho sul tablet. Va pensavo bene. A prenderli il giornale si legge uguale. Vale lo stesso. Perfetto. Quindi siamo una cosa ce l'abbiamo in comune, leggiamo il giornale sul tablet. Stringiamoci la mano perché ma ce certamente. Lo voilà. Ma certamente. Bravi. Io faccio di più. Faccio una cosa che mi fa una cosa non so. Do pure un bacio. No, aspetta, guardate che faccio. Mettete qua. Dopo questo momento di alta televisione, prego, facciamolo vedere. Allora, guardate. Che schifo. Ah, che schifo. Allora, ripeto. Peppe. Allora, io non capirò mai pensiero, però. Ti tira il discorso che non fanno gli uomini. Ho visto anche della reazione dei nostri amici, però che non ci dite che non fanno gli uomini, è pericoloso. Peppe, è pericoloso. Guarda, però guarda, tu sai che in questa città escono i manifesti contro questo è lontano, però dico che certi comportamenti, allora pure Bruscotti si sente offeso, però io l'ho detto sempre, te lo dice Bruscotti, allora dice pure abbiamo giocato, non è mai successo, allora io mi impegno a non usare più questa espressione, no, a non usare l'espressione, perché il fatto che i calciatori abbiano responsabilità enormi, ma quello è fuori rispetto al disastro. Non te lo nega nessuno. Io credo che sia nessuno. Una settimana fa il capitano ha detto lasciamo perdere tutto, la responsabilità è di tutti. Che deve dire ha di detto più? Pure abbiamo fatto già troppi disastri, ha detto. Ti ricordi? Su questo, nessuno sta dicendo. Io non posso